At a bilateral conference in Rome, Italy's Prime Minister Giorgia Maloney welcomed her Ukrainian counterpart Denis Shumahal and said the future of Ukraine must always include integration with European dynamics and institutions. While well, he asked Italy to support Ukraine's application for NATO membership. Sono centinaia tra aziende, organizzazioni e istituzioni, sia italiani che ucraini, gli enti che hanno partecipato all'evento di oggi. Lo scopo della conferenza è quello di intercettare le necessità del Paese e della sua ricostruzione e dunque offrire anche il know-how italiano in settori specifici. Questo rientra nel piano di aiuti che l'Italia sta offrendo all'Ucraina, come ricordato anche dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgio Mattia. Meloni che in conferenza stampa ha detto come aderire a questo piano di ricostruzione significa anche credere che l'Ucraina vincerà il conflitto, ma significa anche partecipare al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio ha poi menzionato il primo ministro ucraino, anche lui presente in conferenza stampa, e ha detto che lui stesso ha ringraziato l'Italia per aver provveduto a fornire elettricità nel paese, uno dei degli esempi di come il contributo italiano si sia fatto eh, sentire un contributo che appunto verrà esteso proprio alla ricostruzione del paese secondo la Banca Mondiale eh, il costo totale eh, per la ricostruzione del paese ammonta a circa 400 miliardi eh, di euro non si tratta della prima conferenza in cui si è parlato di ricostruzione dell'Ucraina almeno in Europa, ma certamente l'evento è servito per rafforzare la posizione e il ruolo dell'Italia non soltanto a livello Internazionale, ma soprattutto a livello europeo. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.